E se vi dicessi che queste doppie esposizioni sono state fatte con questa macchina qui? No, non sto scherzando, è una Instax Wide 300 e non è nata per fare questo tipo di fotografie. Se volete sapere anche voi come fare, dovete guardare il video fino alla fine. Ma prima di tutto, sigletta! Ciao a tutti, cari amici miei, io sono il Provacose e benvenuti a questo nuovo video dedicato alla fotografia istantanea. Questo non sarà un video particolarmente lungo, anche perché sto provando al momento una macchina istantanea di Fujifilm e un'altra macchina istantanea di Lomography. Le ho a disposizione per tutto il mese e quindi cercherò di portarvi le recensioni sul canale al più presto. Ma torniamo a noi e alle doppie esposizioni. Questa tecnica, piccolo spoiler, si può fare sia con questa macchina, ma anche con macchine come questa. La Instax Mini 9, infatti, con lo stesso principio può scattare doppie esposizioni. Ma andiamo a vedere subito come fare. Prima di tutto dobbiamo capire qual è il meccanismo di questa macchina fotografica. Ve lo faccio vedere subito. Quando andiamo a scattare, succede questo. Ve lo faccio rivedere. E che cosa succede in sintesi? Ogni volta che noi premiamo il tasto di scatto, l'otturatore si apre e l'immagine viene impressa contro la pellicola. A questo punto, questo gancetto aggancia la pellicola e scorre verso l'alto e la spinge fuori dalla ferritoia di espulsione. A quel punto, qua sopra ci sono dei rulli che spremono la parte più spessa della fotografia in maniera che le sostanze chimiche in essa contenute vengano poi sparse in maniera uniforme contro la pellicola stessa, così quest'ultima si svilupperà. La stessa cosa succede esattamente anche in un Instax Mini 9. Vedete il gancio? Ok, una volta capito questo meccanismo, non ci rimane altro che spiegare brevemente che cos'è una multiesposizione. Una multiesposizione è una foto che è stata esposta alla luce più di una volta. Quindi io premo il pulsante di scatto, l'otturatore si apre e poi si richiude. Premo nuovamente il pulsante di scatto, l'otturatore si apre e poi si richiude e alla fine la pellicola viene espulsa. In poche parole, la pellicola viene espulsa non dopo uno scatto, quindi non dopo una pressione sola del pulsante di scatto, ma dopo più pressioni. In alcune macchine ci sono delle opzioni che ci permettono di scattare più e più volte e poi decidere alla fine quando fare uscire la pellicola e di fatto iniziare a farla sviluppare. Quindi, all'atto pratico, come facciamo a fare una di queste doppie esposizioni? Bene, facciamo conto che questa sia una cartuccia piena di fotografie. La inseriamo all'interno della macchina e poi chiudiamo. Ora non ci rimane altro che fare questo: aprire, tenere premuta la cartuccia e scattare. Appena abbiamo fatto lo scatto, dovremo tirare indietro leggermente la cartuccia con le pellicole, in maniera che il gancio che abbiamo visto prima non agganci appunto la foto. In questo modo. Dopodiché non ci rimane che chiudere e fare la seconda foto. A questo punto la pellicola verrà agganciata e uscirà dalla feritoia. La stessa cosa ovviamente è fattibile con la Instax Mini 9, quindi noi inseriamo la pellicola, apriamo, teniamo premuta la cartuccia e premiamo il pulsante di scatto. Allontaniamo sempre la cartuccia in maniera che il gancio non la prenda. Adesso richiudiamo e facciamo il secondo scatto. A questo punto la pellicola uscirà. Quindi, che cosa è successo? La pellicola, prima di uscire, è stata impressa non una, ma due volte. Questa tecnica è piuttosto semplice e mi ha dato un sacco di belli scatti e di belle soddisfazioni. Tuttavia, ha un paio di lati negativi. Il primo, il più evidente, è che quando noi andiamo ad aprire lo sportellino, per poi richiuderlo, la macchina perde il conteggio delle pellicole e riparte da 10. Quindi noi non sappiamo esattamente quante pellicole ci sono rimaste. Dobbiamo o segnarcelo da qualche parte oppure tenerlo presente a memoria. Il secondo inconveniente è che se tirate troppo indietro la cartuccia, un po' di luce entrerà sui lati e quindi vedrete delle bande bianche fondamentalmente nel vostro scatto. Ma se usate questa tecnica con sapienza, questi flare alla fine sono anche belli da vedere.
La cosa positiva è che se volevate provare la doppia esposizione ma non volevate cambiare macchina fotografica perché magari siete affezionati, adesso potete farlo. Vi dico prima che dovrete fare un po' di tentativi, è probabile che qualche pellicola la buttiate via. Però è anche il bello della fotografia istantanea, sperimentare, fallire e riprovare. Comunque, considerando il meccanismo, potete ben capire che questa tecnica è fattibile non solo con questi due modelli, ma anche con la Mini 8, la Instax 200, la Instax Mini 11 con la nuova. Quindi ci sono parecchie possibilità. E voi che cosa ne pensate di questa tecnica? Scrivetemelo qua sotto nei commenti e se il video vi è piaciuto o vi è sembrato utile, mettete un bel mi piace. Mi raccomando, nel prossimo video parlerò della Instax Mini 11, quindi i fan di Fujifilm non possono mancare. E noi ci vediamo la prossima volta, sempre qui su Prova Cose. Ciao!